A me spetta, come posso dire, il compito di brevemente introdurre la nostra giornata, nel senso che il convegno di oggi intende riproporre un punto di vista sulla mobilità e la città di Roma che non troviamo nei piani strategici o contingenti o emergenziali elaborati da questa e dalle precedenti amministrazioni comunali. Ora, un'affermazione così netta e precisa sarà documentata nel corso del convegno, seppure gli interventi che seguiranno potranno indicare solo schematicamente alcuni punti cruciali data la ristrettezza dei tempi. Rinviamo al sito di CAM e alle mail che si stanno raccogliendo l'intera documentazione per una più adeguata valutazione. Si tenga comunque conto che queste affermazioni e quelle che seguiranno non sono affatto improvvisate, ma frutto dell'esperienza, dell'impegno e dei saperi maturati in questi anni nelle associazioni promotrici dell'incontro. Misuratesi sia nella contestazione di provvedimenti non condivisi o ritenuti sbagliati presi dall'amministrazione, sia nella ricerca di soluzioni a quelli che sono ritenuti i problemi più gravi determinati da una circolazione di persone e merci che soffoca letteralmente la vita quotidiana. In questo senso oggi vengono ancora una volta suggerite scelte e soluzioni e insieme spiegate le critiche che rivolgiamo alle politiche pubbliche affinché si cambi finalmente strada. Le indicazioni che ripresentiamo, e insisto su questo punto perché da lungo tempo l'ascolto e la partecipazione o riguardano aspetti del tutto marginali o trascurabili o sono evitati con significativa attività. Le indicazioni che ripresentiamo non vogliono affatto essere soluzioni indiscutibili, ma chiediamo che siano discusse, che ci si confronti con esse e che se ne tenga conto. Poi, noi sappiamo di averli lungamente riflettuto e crediamo che siano valide, ma non le presentiamo come un pacchetto chiuso, bensì come un percorso aperto per favorirne la realizzazione nei modi in cui alla fine verranno condivisi. Insomma, intendiamo riaprire un dibattito pubblico sulla mobilità nella città e perciò cominciamo con illustrare il nostro punto di vista, affinché sia chiaro qual è lo scopo che noi di nuovo proponiamo, il quale non può che essere la massiccia riconversione delle modalità di trasporto dall'uso dell'auto e moto alla mobilità dolce, piedi e bici, a forme collettive, in particolare sul ferro, comprese possibilità innovative come le funivie urbane. L'obiettivo strategico è di restituire al territorio la funzione di spazio accessibile a tutti per facilitare le relazioni sociali e la vita e il lavoro delle persone, di tutti gli abitanti. Per questo è necessario, per quanto possibile, legare la nuova mobilità con la rigenerazione urbana, con una nuova pratica urbanistica, con la difesa del suolo e del territorio, con la conservazione, proprio così, la conservazione dello straordinario patrimonio archeologico, storico, culturale e paesaggistico di Roma e aprire una riforma profonda delle istituzioni nelle quali dovrebbe affermarsi una sinergia positiva tra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta per dare vita a decisioni e scelte effettivamente partecipate con. Oggi noi ringraziamo la consigliera Maria Gemma Fagiulli, che verrà tra poco, che ha ottenuto la disponibilità di questa sala. Le siamo grati. Dobbiamo però ricordare che l'antico Senatus Populusque Romanus dovrebbe avere una concreta attuazione, perché le buone leggi nascono da quegli tumulti che molti inconsideratamente danno. Vedere il popolo insieme gridare contro al Senato, il Senato contro al popolo, correre tumultuariamente per le strade, serrare le botteghe, partirsi tutta la plebe da Roma, le quali cose tutte spaventano, non che altro chi le legge. Dico come ogni città deve avere i suoi modi con i quali il popolo possa sfogare l'ambizione sua e massime quelle città, che nelle cose importanti si vogliono valere del popolo. Lo scrisse Machiavelli 500 anni fa e resta attualissimo.
dettagli nove opere rivelate inutili o abili mangiatrici di denaro pubblico, come la metrocella, la politica, per esempio, che applino subito alcune misure possibili con poco costo, che diano vita a nuove progettazioni, lo si chiarirà tra poco. Curando che ciò avvenga, tenendo fermo che sono parte di un sistema e non atti isolati dal termoturgi perfetto. Anche alcune azioni dell'amministrazione, se fossero prese come parte di un sistema unitario, come parte di una rete intermodale, urbana e metropolitana, meglio di una ragnatela per usare l'espressione di Rossidoro, non sarebbero così inutili come lo sono attualmente. Certo, lasciano basiti certe decisioni sui pullman turistici, sul PUC, sulla tariffazione della sosta e nei giorni scorsi il taglio di linee, specie in periferia, e specie di notte per circa 3 milioni e mezzo di chilometri. Una politica di questo tipo è possibile se fortemente correlata agli altri ambiti della vita di Roma, l'urbanistica, l'economia, la cultura, il lavoro, la natura, la struttura della popolazione, le differenze di genere, cioè se si afferma una chiara, se si afferma una chiara visione delle interdipendenze che connettono in tanti aspetti delle di Roma, della vita quotidiana, delle rispettive dinamiche, tra le quali insopprimibile ormai la dimensione di area vasta, l'interland di riferimento che va ben oltre la dimensione della provincia di Roma. Da tempo, al sindaco Marino dal luglio scorso e poi in gennaio, abbiamo proposto l'organizzazione di una conferenza della mobilità e della logistica di area vasta che metta a capo uno specifico piano. Itinerario di svolgimento della conferenza nelle sue articolazioni, conferenze di comuni, comuni di municipi, darebbe efficacia non secondaria alla partecipazione, rappresenterebbe un'esperienza di formazione dell'area metropolitana di Roma, che è quanto mai indispensabile e proposta. E inoltre essa risponde alle necessità tassative di promuovere un processo partecipativo largo in grado di sorreggere nel tempo quella rivoluzione culturale, quell'adattamento dell'organizzazione della vita delle persone e dei servizi, che la modifica delle modalità di viaggio è destinata a produrre, per superare cioè le resistenze di abitudini consolidate, di interessi tenacemente connessi all'attuale privilegio della modernizzazione privata e individuale sicura. C'è passo invece, e lo abbiamo sostenuto presso l'Agenzia per la Mobilità che abbiamo un confronto sul nuovo piano generale del traffico urbano, che questo documento sia generico nei dati di partenza e negli obiettivi, che non faccia un reale punto sulla drammatica situazione, che non osi indicare le correzioni necessarie né accennare ai nodi più resistenti, il finanziamento e la programmazione di area vasta, per affrontare i due fenomeni più condizionanti il traffico, pendolarismo e il turismo. Così lo stato delle ferrovie e delle aziende scompare cioè l'elemento cruciale di un possibile miglioramento anche solo della fluidità della circolazione. C'è parso insomma che manchi un'idea di città in cui si esplicitino i cambiamenti in atto e le modalità e gli atti del loro governo, ma che predomini un realismo che sempre più resta ingabbiato nella spirale dei debiti che stringono la città e le sue aziende. Non per caso noi chiudiamo la giornata odierna affrontando il tema del debito della città, che deve divenire materia di dibattito pubblico e non restare appannaggio di vecchi assessori al bilancio comunale. Abbiamo invitato il sindaco, l'assessore alla mobilità, la presidente della rispettiva commissione e consiglieri della stessa, ma è ovvio che oggi non si può sviluppare un'argomentata discussione sempre per i tempi ristretti. Facciamo loro la proposta che indichino, se lo vorranno, la disponibilità e l'impegno ad avviare un discorso sul cambiamento accennato subito dopo le elezioni per il Parlamento europeo. Sarebbe un buon passo avanti nella comprensione reciproca. Grazie. Il primo gruppo, questa introduzione, necessita di due ulteriori interventi. Uno che è la loro Piranice sul tema gravissimo dell'inquinamento
Gaia Paluttini sulla partecipazione alla mobilità.